In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze fa un omaggio al genio toscano esponendo il verbale della commissione che nel 1504 fu riunita per scegliere il luogo più adatto alla collocazione del David di Michelangelo. Il David, uno dei simboli del Rinascimento e della Repubblica Fiorentina, attualmente conservato nella Galleria dell'Accademia, fu realizzato da Michelangelo tra il 1501 e il 1504. Si trattava di un'impresa che non aveva precedenti nell'arte rinascimentale. L'artista vi lavorò 3 anni creando un'opera leggendaria che conteneva nella sua vicenda tutte le premesse per il mito, l'enorme difficoltà tecnica e l'innegabile bellezza. Il risultato superò di gran lunga le aspettative dell'arte della lana che aveva commissionato l'opera ed esigeva quindi una degna collocazione. Fu dunque riunita una commissione tra cui figuravano, oltre a Leonardo, artisti del calibro di Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Pietro Perugino, Antonio e Giuliano da Sangallo, Simone del Pollaiolo, Andrea della Robbia, che si interrogò su dove posizionare la statua. In quell'incontro, in quella riunione del 1504, c'erano i più grandi artisti di Firenze, che poi significa più fra i grandi artisti italiani. Si trovano chiamati dagli operai e dal governo cittadino per pronunciarsi, nella consapevolezza che allora c'era, che la politica ha una competenza e deve cedere il passo quando invece si parla di della piazza principale di Firenze o del Duomo di Firenze, e si sente il parere di chi di queste cose era padrone. E anche questo è un bel modello per i tempi d'oggi, l'importanza del decoro cittadino. La maggior parte dei turisti che vengono qui al Museo dell'Opera del Duomo, ma direi la maggior parte anche dei fiorentini che eventualmente, e spero, c'entrassero, forse non conoscono che questo capitolo che è fondamentale nella storia di Firenze. Si tratta di collocare il Davide, cioè un'opera di un artista che non è ancora trentenne, e quindi ci voleva del coraggio a portarlo in una piazza che non era sgombra di quelle sculture che oggi vedete, lui tutto nudo, e i fiorentini da allora si saranno anche chiesti, a differenza forse degli attuali, perché il Davide non è quel fanciullino come fosse sortito da un defilé alternativo con movenze effeminati, Mingherlino, ma è un gigante, come lo chiamano le carte, appunto, è il gigante. Perché? Oltretutto non ha nemmeno la testa di Golia fra le gambe, perché? Siamo sicuri che sia un Davide? Allora queste cose ci si chiedevano, perché le opere d'arte dovevano dare la misura di un pensiero. Leonardo che cosa disse sul Davide di Michelangelo? Sul Davide di Michelangelo Leonardo disse quello che aveva detto Giuliano da Sangallo. Io gioco un po' nel titolo della mostra, che stia nella loggia. In realtà quella è la fine di un discorso tipo la penso anch'io come Giuliano, perché la statua patirebbe alle intemperie e quindi che stia nella loggia. Poi ci si può anche costruire qualche ricamo sopra, perché alla fine i due erano in attrito. In quel momento stavano lavorando tutte e due in Palazzo Vecchio per le battaglie. Lui aveva poco più di 50 anni, l'altro non aveva ancora 30 anni, e quindi forse Leonardo magari non sarà proprio dispiaciuto che fosse stato messo nella loggia. Invece andò sull'Arengario, come in fondo voleva la Repubblica, perché il Primaraldo, quando arriva, dice: i posti sono due, o il cortile di Michelozzo o l'Arengario, dove c'è la Giuditta, e la Giuditta fu tolta per metterci il Davide. Le ipotesi plausibili erano diverse. Botticelli preferiva una collocazione nei pressi del Duomo. L'Araldo del Comune, sostenuto da Filippino Lippi, prevedeva una collocazione al lato della porta principale di Palazzo Vecchio, affacciata sulla piazza. Altri suggerirono anche al centro del suo cortile. Un'altra strada indicava una collocazione sotto la loggia della Signoria.